Continuiamo a costruire il feeder per la mazzetta, a modo mio. Finiamo di mettere l'ultimo amo perché ho già legato tutti gli ami. Ho usato ami del 6 e lenza dello 0,40. Leghiamo l'amo. Io lo leggo sempre in questo modo, mi sembra più semplice, perché ho le mani giganti. Ognuno lo lega come vuole. Lo bagniamo sempre, prendiamo le pinzette e lo stringiamo con le pinzette. Ed è pronto. Tagliamo l'eccesso, il superfluo, tagliamo un pezzo di lenza, così. Prendiamo questo e lo infiliamo nell'ultimo buchetto che sarebbe l'ottavo. Teniamo gli altri ami istanti, senza farsi male, senza bucarsi, naturalmente si accosta bene bene per fare i finalini corti, così si fa un giro per fare per fare un nodo scorzoio, si fa girare 3 volte. Due e tre. Si tira il nodo. Il nodo fatto così. Metti a posto. Io sempre un po' di salivazione gliela metto e si tira sempre con le pinzette in modo da essere più robusto. Tiriamo anche l'amo, eccoli qua. Questo sarebbe l'ottavo che ho messo, 8 ami del 6 legati con dello 0,40 in modo che rimane un po' rigido. Ecco fatto. Tagliamo superfluo, non serve. Ecco. E abbiamo un feeder che non si incastrano mai gli ami. Corti così, naturalmente uno, ecco. Adesso cosa facciamo? Prendiamo lenza per fare il terminale. Ieri gli ho messo la guaina che ho tolto dall'antenna. L'interno l'ho messo all'interno e l'esterno della guaina l'ho messo all'esterno dell'alluminio, in modo da avere una certa resistenza alla pasta. Adesso infiliamo all'interno per farlo scorrevole. Prendiamo la perlina. Infiliamo nella perlina e ci facciamo uno scorrevole anche qua. Facciamo uno scorrevole. Uno, due,
tre. Tiriamo e stringiamo. Perfetto. Questo punto tagliamo sul pezzo sempre e andiamo a tirare il nostro filo. Eccolo qua. Pasta buona, naturalmente, perché i mugini sono ghiotti, possibilmente bianca, che il bianco attira sempre di più. E questo è un filo eccezionale. Provato già e funziona benissimo. Tutto artigianale. Questo è un feeder a modo mio. Ok? Io vi ringrazio dell'ascolto e arrivederci alla prossima.